rieccoci mai come in questo periodo, ve lo stiamo ripetendo davvero ad ogni istante, in ogni istante è importante proteggersi, guanti, mascherine, eccetera. Allora, a proposito delle mascherine, colleghiamoci con il professor Paolo D'Ancona, che è epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno. Allora, so che lei ci ha portato diversi modelli di mascherine, adesso ce ne spiega la differenza e l'uso. È molto importante questo spazio e quindi prego. Sì, allora, questa è la mascherina, quella cosiddetta chirurgica, la mascherina diciamo più semplice, che va presa per gli elastici e va poi successivamente indossata in questa maniera. L'uso di questa mascherina è doppio, nel senso che questa si fa indossare sia alle persone malate per evitare che contagino gli altri, sia invece la indossano anche i sanitari per proteggere se stessi. Proteggere da cosa? Dalle goccioline che vengono prodotte, certo, durante la tosse, gli starnuti, la respirazione stessa. Queste goccioline, che sono chiamate le droplet, sono il mezzo più comune, oltre a quello per contatto, di trasmissione della malattia. Questa è la più comune. Dopodiché ci sono quelle più professionali, ma più professionali come questa qua, che è una FFP3, non vuol dire che questa sia la più adatta a tutti. Perché questa è professionale? Perché questa garantisce una adesione completa al viso. E quindi le particelle non possono entrare attorno alla maschera stessa. Ecco, questa chi la utilizza, professore? Questa la utilizzano i sanitari e neanche tutti, nel senso che questa qua si indossa in questa maniera. Dopodiché si tirano gli elastici per farla aderire bene, viene indossata quando è necessario creare una distanza totale dall'operazione, perché magari quel tipo di assistenza medica, per esempio una broncoscopia, può produrre piccolissime particelle che una mascherina del genere invece non può produrre. Qua vedete un altro modello, che è la P2, apparentemente simile, ma il cui interno è molto meno, come dire, rifinito, quindi questa riesce a filtrare il 92% delle particelle di aerosol, mentre questa riesce a filtrarne il 98%. Valentina. Professore, in commercio purtroppo ci sono anche delle mascherine che non sono adatte, però vengono ugualmente acquistate. Lei ne ha portata una e ci spiega perché non vanno bene? Io ne ho portata una. Vede, questa è la forma che è quella di una mascherina, quindi chiunque potrebbe pensare che questa mascherina sia adeguata. In realtà, come dicevo, ogni mascherina ha una sigla, quindi si chiamano FF perché sono filtranti facciali, in ogni caso coprono la faccia, però 1, 2 e 3 rappresenta il grado di protezione. Questa va benissimo per i lavori di casa, per chi fa per esempio taglia il legno e si liberano piccole particelle, questa impedisce alla polvere di entrare. Questa invece impedisce sia alla polvere che agli schizzi, all'aerosol, i liquidi, anche piccolissimi. È chiaro che per noi, per chi non è un sanitario, queste mascherine non trovano nessuna applicazione, queste dovremmo lasciarle a chi ne ha realmente bisogno in questo momento, ovvero sia in quei reparti particolari dove serve la massima protezione, mentre invece noi possiamo utilizzare tranquillamente, ed è quello che facciamo anche noi, questa mascherina quando scendiamo sotto il metro di distanza, allora, ovvero sia quando mi trovo nel raggio in cui io potrei essere contagiato dalle goccioline emesse da un paziente. L'ultima accortezza, quando appunto dice. Sì.
Mi perdoni, perché siccome questa, la interrompo, ma per una cosa importante, siccome questa è la più comune, professore, quella che abbiamo praticamente quasi tutti, quanto dura, ecco, perdoni la domanda da ignorante, ma quanto dura, per quanto tempo la posso riutilizzare? L'operatore sanitario che la utilizza quindi al pieno delle sue funzioni, questa la può usare per 2-4 ore, quindi non arriva neanche a fare un intero turno di lavoro, perché diventa umida e quindi perde parte delle sue capacità filtranti. Noi che la usiamo per andare al lavoro? Io direi una giornata, sinceramente, dopodiché ovviamente il suo potere filtrante scende. È chiaro che protegge, ma non protegge più con la stessa modalità con cui è stata certificata. E allora, grazie. Vorrei andare in Veneto, poi so che abbiamo altri quesiti.